voi il mister per le vostre eventuali domande, grazie a tutti, sperando e augurandoci, augurando al mister e a noi stessi che inizi un nuovo corso e che magari la Salernitana abbia anche un po' più di fortuna nelle partite che seguiranno. Grazie. Bene, allora iniziamo con le vostre domande. Marcello Festa, chi può oggi Salerno? Salve a tutti, due domande, una per il direttore Fabiani e l'altra per il tecnico. Il direttore Fabiani, riprendendo un po' le parole del presidente Lombardi, cioè il fatto che Lucchi conosca gran parte di questa squadra, conosce soprattutto il direttore per averci lavorato insieme a Messina, come mai Lucchi non è stato scelto a luglio, visto e considerato che era anche nella lista dei papabili dopo l'avvio di Lucchi? Perché l'attenzione era ovviamente rivolta su un altro tecnico, avevamo già da tempo instaurato dei contatti con Fabrizio, per cui ho stesso molto di situazioni, questo vuol dire si può prendere prima una pescatura verso la promozione, no, poi ci sono perduti allenatori del calcio in cui abbiamo lavorato per le quattro squadre, per cui poi la storia che ci insegna che ci si rincontra sempre. Non funziona, non funziona. No, non funziona, va. Questa la sta per pronto. Vabbè, ascoltiamo. Non c'è un perché, non c'è. Il vero perché è che purtroppo nel calcio si rivelano delle situazioni a volte negative, a volte positive, nel nostro caso un attimino negativo. Ma non è soltanto il caso della verità, cioè, che ne so, in mese sono sempre sconfitte con i signori del parco, il Torino sta pensando un periodo di crisi, così come lo sta pensando la verità. Sono a volte anche situazioni fisiologiche che si verificano. E come diceva giustamente prima il Presidente, purtroppo a pagare è sempre il tecnico, no? Non si possono andare via quindi basta il giocatore. Ci dispiace, perché sappiamo che il buon Fabrizio Cattolici l'ha messa tutta, insomma, per fare il meglio di se stesso. Quando poi i risultati non vengono, bisogna comunque movimentare qualcosa, così capisce, ma lo ha capito anche lo stesso Fabrizio, che ovviamente non era un po' più incisivo, insomma, ha fatto anche delle prestazioni importanti, ma i risultati non sono arrivati. E poi bisogna anche intervenire, la forza è quella che cambiamo. Lucchi invece volevo chiedere, riprendendo il discorso fatto col direttore, se si aspettava un po' prima questa chiamata, visto che il nome di Lucchi circolava da tempo. No, questa, conoscendo Angelo, so come lavora e ha fatto due anni molto importanti a Messina e giustamente io sono sempre la filosofia che bisogna difendere anche noi, allenatori. Quando ci sono giustamente gli estremi per fare queste scelte, nel nostro mondo è normale che avvengano, perché non siamo più ragazzini, sappiamo che ovviamente c'è una certa, come dire, utilità nel saper anche gestire certi momenti. E, conoscendo, sapevo che avrebbe difeso il suo allenatore, giustamente, perché era anche una scelta programmata e tutto. E allo stesso tempo ho condiviso ieri questa nuova chiamata, quindi non mi ha sorpreso e lui mi abbia chiamato per intraprendere un percorso nuovo in una realtà come la vostra, che sicuramente Salerno è una realtà particolare, bellissima ma difficile anche sotto lo stesso aspetto. E niente, da qui eccomi qua, con un video ieri mi ha cambiato un po' la vita perché avevo programmato un pranzo con i miei parenti e tutto, e invece mi sono trovato a viaggiare e a conoscere questi due signori che veramente sono stati una bella sorpresa e sono contento di aver fatto una certa cosa. Grazie. Roberto Guerriero, Telecolore. Veramente con Angelo il rapporto che c'è è stato facile fare anche una scelta del genere, perché ieri quando è venuto a prendere venire giù in mezz'ora ci sono chiariti certi aspetti e non un po' messo così davanti un quadro particolare della realtà che vogliamo gestire. Nelle ultime tre mie situazioni di lavoro ho sempre dovuto gestire
operazione di emergenza, sia a Messina sia a Modena, è quella attuale. Non mi trovo in difficoltà, sicuramente sono situazioni che bisognerà inserire dentro, grande spirito di sacrificio, grande collaborazione, e questo è un po' un compito generale di tutti noi, da noi tecnici, della dirigenza e dall'ambiente, perché sicuramente la Serie B è un campionato particolare. E penso che per Salerno sia anche un patrimonio da non perdere più, insomma, di mettere delle basi per crescere, per continuare a fare un certo tipo di calcio che ultimamente era mancato. Sicuramente in questi momenti ci vuole grande capacità di reazione da parte del gruppo. È una squadra che io ho visto, sono dei ragazzi che io ho gestito, ed è normale fare affidamento su di loro. E credo che sia un gruppo adatto a uscire da questa situazione e ad affrontare queste difficoltà, insomma, però è chiaro che si dovrà mettere dentro tutti a rimboccarci le maniche e lavorare. Volevo chiederle velocemente il modulo che lei adotterà nella Salernitana, di modulo non possiamo parlare, naturalmente qualcosa poi cambierà strada facendo, e presumo che i dirigenti ieri hanno parlato anche di calcio mercato e di strategie di potenziamento dell'organico al gennaio. Sì, questa possibilità ci sarà sicuramente, però ancora non dobbiamo approfondire perché onestamente sono 12 ore che ci troviamo assieme. E ultimamente a Modena in questi due anni abbiamo fatto sempre, adottato un po' un sistema di gioco adatto anche al patrimonio dei giocatori che ha a disposizione, non è che parti con un concetto ben preciso e poi magari non hai la possibilità di svilupparlo, di intestardirsi e andare avanti. Vediamo, oggi cominciamo a lavorare, conosciamo sempre i ragazzi, però è chiaro, in questo momento non mi sembra neanche di stravolgere più di tanto certi meccanismi che in questi 5 mesi la squadra ha portato avanti. Si vedrà, anche parlando un po' con i giocatori, le situazioni in cui si sono trovati più difficoltà e le situazioni che magari anche per loro è più importante valorizzare. Certo, un'impronta bisogna dare, qualcosa di diverso, bisogna anche un attimino stare facendo, inserire. Comunque, ecco, ultimamente, per tornare sulla tua domanda, a Modena ha sempre fatto un 4-4-1-1 perché avevo giocatori come Pinardi e Bruno e ali importanti l'anno prima come Abate, Giglioli, che sapevano effettivamente sviluppare un certo tipo di gioco. Adesso vediamo. Franco Esposito, Corriere dello Sport. Sì, volevo chiedere a mister, a proposito. Qualche intervento dovrà essere fatto. Però in questo momento mi sento di dare fiducia a questi ragazzi perché nell'immediato ci sono impegni importanti. E questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare. Parlare di mercato, parlare di bocciature, parlare di situazioni, adesso penso sia un pochino deleterio. Sicuramente è una situazione che deve essere gestita e portata avanti nel miglior modo, proprio per dare magari anche quel quid in più nei reparti, quelle individualità che magari possono mancare in questo momento alla squadra. È un lavoro che andrà avanti e la società è attenta, e questo mi è stato un po' anche garantito. Volevo ancora chiedere.